Ciao a tutti, quindi siamo arrivati insieme all'ultimo giorno del 2021. È stato davvero un anno difficile a causa della pandemia del virus Covid per noi, non è vero? So quanti sforzi abbiamo fatto per superarlo. Spero sempre di poter portare positività e ottimismo a tutti dopo le vostre difficoltà. E questa è anche un'occasione speciale per guardare indietro a tutto l'anno e anche per ringraziare tutti voi per il supporto e il seguito durante tutto l'anno. Speriamo che l'anno prossimo continueremo ad accompagnare e condividere cose belle insieme. E qual è il tuo segno di previsione per il 2022? Vediamo. Oroscopo Capricorno. Capodanno all'economia, senza soldi e senza grinta. Senza soldi e senza grinta. Che Capodanno potreste festeggiare se non all'economica, in casa vostra, con uno spumantino nemmeno di gran marca e qualcosa da piluccare? Lenticchie, zampone, melagrana, uva, tutti i cibi porta fortuna comunque, perché di fortuna sapete di averne un gran bisogno. Non drammatizzate, con il Sole, Mercurio e Venere nel segno di opportunità ne avete parecchie, peccato che il pessimismo cosmico del vostro astro guida Saturno, che sorveglia ferocemente non solo le vostre casse, ma anche l'autostima, vi impedisca di riconoscerlo. Intelligenza, creatività, amore, potrebbero bastare, presto tornerete anche a viaggiare, concluderete buoni affari e, se tra i vostri progetti c'è anche la ripresa degli studi, ben venga. Sarà una scelta azzeccatissima. Un amore potrebbe finire da un momento all'altro, una coppia sfaldarsi, un fidanzamento interrompersi, un matrimonio potrebbe essere cancellato. E la fine di qualcosa, la fine di un amore, la fine di una gioia. I single potrebbero vedersi annullare le speranze che avevano riposto in nuove amicizie e nuovi incontri o nella nascita di un amore. Le vostre opinioni sono importanti, ma se oggi evitate di esprimerle sarà meglio, i vostri interlocutori oggi non ameranno essere contraddetti. Non vi sentite abbastanza amati dal partner? Fategli capire che non vi deve trascurare. Se state pensando ad acquistare una nuova auto sarà meglio rinviare e attendere occasioni migliori, la prudenza in questo caso potrebbe farvi risparmiare un bel po' di soldi. Persone più anziane ti gioveranno. Evita di bere e di fumare troppo. Giorno adatto ai bilanci di casa. Una notizia sorprendente in serata. Cercate mille ragioni per restare legati a un passato che non vi ha offerto molte possibilità di vivere un futuro migliore. Recidete ogni legame con il futuro sarà vostro nella misura in cui saprete allontanarvi dal passato. Sarete pratici e molto attivi e riuscirete a portare a termine molte cose. Attenti solo ai soldi, cercate di non spendere troppo. La perfezione sta nel perdono, se aspettate che nuove energie e nuove forze pervadano la vostra vita, non dovete fare altro che meditare e passare al perdono deciso e di cuore. Venere vi aiuterà oggi a perdonare. Fate attenzione ai colpi di testa, la persona che amate oggi è particolarmente intollerante ad ogni vostro sbalzo d'umore e attenta a tutto ciò che fate. In fondo negli ultimi tempi la state trascurando. Riordina le tue carte. Rivedi i conti. Non promettere cose impossibili. La sfera sentimentale vi regalerà momenti davvero indimenticabili. Questa sarà una giornata divertente per voi, dovrete solo lasciarvi andare a scherzi e giochi senza paura di infantilizzarvi troppo. Potete confidare sulla vostra intelligenza e prontezza nelle reazioni, in quanto di questo ci sarà bisogno nel vostro lavoro. Vivete nel bel mezzo di un'ottima fase, che dovete sfruttare con criterio organizzativo, distribuendo il vostro tempo in modo da poter fare tutto quello che vi siete proposti. Fine d'anno che vi trova in una perfetta condizione psicofisica, vivete anche questa festa conclusiva del 2021 con discreta soddisfazione. Il momento è di grande favore della fortuna per i nati in tutte e tre le decadi zodiacali. Quasi tutti gli astri vi guardano con particolare favore. Ricordate, però, che esistono due altri potentissimi pianeti ancora da avvistare con i mezzi tecnici e che fanno parte del codice zodiacale e non sappiamo dove siano. Non vi è tutto concesso, dunque, molto probabilmente. Giù di corda con la Luna e Marte abbioccati in dodicesima casa,
e Saturno nella seconda che vi impedisce di spendere per la festa e la cucina gourmet, che almeno qualche volta all'anno vi piace sfoggiare. A darvi corda solo Giove, dall'altro ieri in sestile, è lui a proporvi un breve viaggio o almeno il Capodanno fuori città, cambiare ambiente, cielo, paesaggio vi riconcilia con la vita, già per natura siete pessimisti, perciò visto il momento non è il caso di esagerare. Amore ed Eros. 2 punti sesso 0 al quoto M. Il sentimento c'è, sorprendentemente dolce e romantico, ma soprattutto fedele, col partner guardate al domani, meglio lontano, futuro anteriore nei tempi verbali, è quello immediato che vi preoccupa ma qui vi sbagliate. Qualcosa di bello e rassicurante è già lì dietro la porta ad aspettarvi. Se ne hai avuto abbastanza di una relazione che ti lascia nel limbo e ti senti pronto per andare avanti, potresti trovare l'aiuto inaspettato che giunge da un incontro inatteso. Alla pacatezza di un rapporto d'amore maturo, si sposa la gioiosa fusione emotiva e sensuale. Pianeti sensibili e sospirosi infatti danno un accordo genuinamente leale e sereno al vostro menage di coppia, mentre Urano e Plutone lo vivificano con un Eros di rara attrazione e compenetrazione. Lavoro e denaro. 2 punti se siete nel commercio oggi buttate buone basi ma non tentate di quantificare in guadagno, troppo presto per azzardare ipotesi in senso materiale. Affaticate anche senza soldi. Se vi siete comunque concessi una vacanza, sarà rilassante ma meno divertente del previsto, di buono c'è che incontrerete facce nuove, e magari col tempo il rapporto si rinsalderà, sfociando in una bella amicizia, ma è troppo presto per fare programmi. Intanto godetevi il luogo, l'arte, la natura. I promettenti passaggi planetari vi offrono una giornata vantaggiosa. Il momento è positivo per consolidare la vostra posizione professionale, ma non esagerate. Alla chiusura definitiva del nuovo anno, quale sogno nel cassetto è possibile realizzare secondo i moti dei pianeti nel 2022? Ma senz'altro il raggiungimento di un traguardo professionale. Forse, per alcuni di voi, proprio il traguardo della fama. Urano, il vostro governatore ideale, è ospitato nel segno amico del Toro e fa sì che la scalata al successo possa divenire per voi rapidissima. Ne sentono gli effetti in modo più sostanzioso i nativi del Capricorno della seconda decade. Benessere. 2 punti serata tranquilla ascoltando musica o godendovi un film, veloce il brindisi di mezzanotte, con la palpebra che sta già calando. Sperando solo che i botti non vi impediscano di prendere sonno. Siete stanchissimi, non avete neppure appetito, ma che peccato se avete preparato una cenetta sfiziosa per salutare l'anno nuovo, tutta a base di alimenti portafortuna, il pesce come in Cina, poi legumi, salumi, frutta secca, uva, dolci. Provate ad assaggiare, magari vi verrà anche fame. Potresti trovare della resistenza altrui nei tuoi sforzi per esplorare i tuoi sentimenti. Un buon modo per scoprire quello che senti è in meditazione tranquilla o una lezione di yoga. Per lei, pioggia di telefonate e messaggi, altro che solitari dello zodiaco, a conteggiare il numero di tutti coloro che vi amano, vi apprezzano, vi stimano, ne uscirebbe un esercito. Uno però cattura la vostra attenzione, di più. Scioglie il vostro cuore. Finalmente lui ha fatto breccia, all'alba del 2022. Per lui, torrone, cioccolato, mandorlato è proprio ora a tradirvi un doloretto al molare, quello che avreste dovuto tenere sotto controllo e invece. Ve ne siete dimenticati. Subito un chiodo di garofano per anestetizzare la parte, ma dopodomani il dentista non ve lo leva nessuno. Colore delle emozioni, rosa antico. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 5, finanze, 5, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Ti auguro un anno pieno di gioia e passione. Pensa sempre positivo.